Buonasera, benvenuti. Ringraziamo l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri perché questa sera ospita la presentazione di un libro che io ritengo essere molto importante e è un libro che conclude un ciclo di presentazioni che sono ormai i nostri tradizionali giovedì del Parri, che hanno visto la presentazione di diverse pubblicazioni, più o meno tutte recenti, uscite tra l'anno passato e questo, e presentazioni che sono state divise, diciamo così, per argomenti e la presentazione di questa sera rientra non a caso nell'argomento diritti. Diritti è un tema che è molto importante per questo, per il testo di cui discutiamo questa sera, che è Queer, storia culturale della comunità LGBT+. A presentarlo con noi c'è Laura Schettini e naturalmente c'è anche l'autrice Maya De Leo. Io mi limito a dire che è un libro che veramente era necessario, di cui si sentiva decisamente il bisogno. È un libro che prende in considerazione davvero tante fonti, anche tanto diverse tra loro, quindi è un libro estremamente documentato e che analizza una storia che è tra i 200 e i 250 anni, giusto Maya, se non ricordo male, ma con, come dire, un focus sul presente e sulle problematiche del presente. E non a caso, appunto, questa pubblicazione per noi ovviamente è un'occasione di approfondimento storico, ma è anche un'occasione di impegno, diciamo così, rispetto ai diritti della comunità LGBT+. Maya De Leo, vi presento brevemente le nostre protagoniste della serata. Maya De Leo insegna storia dell'omosessualità all'Università di Torino, mentre Laura Schettini insegna, correggimi se sbaglio, storia delle donne e di genere all'Università di Padova, giusto? Allora io non lascio altro, non perdo altro tempo nelle presentazioni e passo subito la parola a Laura Schettini, ringraziandola moltissimo per aver accettato il nostro invito. Buonasera, innanzitutto grazie a Annalisa Cegna invece per l'invito e grazie naturalmente all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri per questa occasione di discussione intorno al libro di Maya. E dico subito che il libro di Maya ha avuto un grande successo anche editoriale, e questo è un elemento da sottolineare perché non è comune per. In generale per i libri di storia, per la saggistica, anche che proviene da percorsi e da esperienze accademiche come questa di Maya, di cui poi magari ci racconterà anche la genesi, meglio di quanto possa fare io adesso. Però, non è comune, tanto più per un volume che affronta una questione come quella macro, potremmo definirla, della storia della sessualità e dei generi nella contemporaneità larga, come diceva poi Annalisa. È un libro che si muove su un arco cronologico estremamente ampio, dalla fine del Settecento fino agli anni 2000, e quindi innanzitutto questo elemento del successo editoriale forse risponde meglio di ogni altra cosa a quel bisogno di cui parlava Annalisa prima, cioè evidentemente è un lavoro che ha intercettato una domanda forte di riflessione storica e storiografica su una dimensione della nostra vita e della nostra società, della nostra cultura, che evidentemente ha acquisito rilevanza negli ultimi decenni, sempre di più, fino ad oggi a diventare appunto un elemento in cui c'è questa domanda così forte di conoscenza, di riflessioni, di elementi di approfondimento. Quindi mi sembra questo un primo elemento utile da cui partire, perché poi spesso, diciamo, almeno fino ad anni recenti, la storia dell'omosessualità, la storia della sessualità sono stati considerati ambiti di nicchia anche all'interno del mondo accademico e della ricerca. E proprio l'intreccio tra la biografia di Maya e il successo editoriale di questo volume è quello da cui vorrei partire. Anticipo che abbiamo pensato a questa discussione oggi, a questa presentazione, non come diciamo una giustapposizione di due interventi lunghi, ma come una sorta di dialogo tra di noi, e poi aperto ovviamente a chiunque altro o altra voglia intervenire
da casa o da dove vi trovate. Però dicevo, ecco, l'elemento a cui partirei, Maya, se hai voglia, è proprio questo. Cioè, da una parte tu sei una ricercatrice precaria, come appunto siamo tutte qua oggi in questa sede, e anche forse in virtù dei temi di cui ti occupi e di cui ci occupiamo, e dall'altra parte il tuo libro ha, come dire, surclassato magari anche opere che hanno guardato o ad ambiti di ricerca o di riflessione storiografica più consolidati, più riconosciuti, più ufficiali. E quindi ti chiederei intanto di raccontarci appunto il tuo percorso e il percorso di questo libro per introdurci. Ok, grazie. Io anche inizio ringraziando l'Istituto Parri e Annalisa e Laura per la sua lettura e anche per questa domanda che in effetti è importante. Non si può prescindere dal percorso che ha portato anche me a insegnare questo corso di storia dell'omosessualità e poi a fare questo libro. In effetti, dunque, mi occupo di questi temi da 20 anni ormai, quindi insomma avevo un bagaglio di ricerche, di letture piuttosto cospicuo e una ricerca appunto sempre portata avanti al di fuori dell'ambito accademico, anche se poi ci ho sempre tenuto a aggiornarmi, a pubblicare su riviste scientifiche, insomma a continuare proprio per certe linee di ricerca, non abbandonare certe questioni, eccetera. Quando poi c'è stata appunto prima l'occasione dell'insegnamento, sempre a contratto per storia di genere a Genova, e poi questa occasione, accennavo prima a Annalisa e Laura, che insomma ha sorpreso per prima me, no? Vedere il bando per un corso di storia dell'omosessualità. E quindi, quando poi insomma l'ho vinto, mi sono ritrovata a dover mettere insieme, no, il programma, il syllabus per il mio corso. E in effetti avevo tanto materiale, però era un materiale disperso su tanti articoli, tanti saggi, input che venivano da tante tradizioni storiografiche diverse, da tanti contesti diversi, da tanti anche appunto contesti storici diversi. E quindi alla fine utilizzare tutto quello che avevo. Il corso è molto compresso, è compresso in 36 ore, però ho cercato proprio di sfruttare al massimo queste 36 ore. Poi il libro a cui ha dato luogo questo corso, è in effetti ha un po' questa stessa densità. Il fondo, appunto, sono 250 anni in 250 pagine, è una densità estrema e anche un po' folle. E mi sembra che sia un libro che per certi aspetti è un po' queer anche proprio come prodotto editoriale, no? Appunto, disinvolto a spostarsi su tanti contesti diversi, a tenere insieme questo lungo arco temporale, però appunto c'erano questi due fattori: uno la domanda, la necessità. Io ho avuto appunto dei feedback straordinari dal pubblico, tante recensioni positive, molto belle, però è vero che tante delle prime copie le ho vendute, ho mandato esaurita le prime copie, prima ancora che uscisse il libro, quindi questo testimonia proprio che c'era una grande attesa, richiesta, domanda. E quindi mi serviva proprio uno strumento che aprisse più possibile finestre su questo filone di storiografia di ricerca che ha ormai una quarantina d'anni, che quindi insomma è piuttosto cospicuo. Poi ci ho messo anche i risultati delle mie di ricerche e in effetti il fatto che appunto ho vissuto un po' questa esperienza all'insegna un po' appunto della sorpresa, della serendipità, perché prima appunto non mi aspettavo assolutamente l'occasione di insegnare un corso dedicato a questi temi, poi non mi aspettavo appunto la grande occasione di
confezionare un testo così per Einaudi, per la collana di Einaudi Storia. E quindi anche lì la grande occasione da sfruttare al massimo, e quindi fare in modo che queste 250 pagine contenessero il più possibile riferimenti, spunti di riflessione anche per il pubblico. Sia il pubblico della comunità, che appunto è sempre insomma, no, alla ricerca della propria storia, eccetera, ma più che altro il grande pubblico, che in realtà appunto è quello che magari non sospetta una produzione storiografica così cospicua. Quando avevo vinto il bando per l'insegnamento, c'è stata una. Ho avuto un primo momento di celebrità e quando insomma l'Università di Torino ha dato notizia dell'attivazione del corso, e molti giornalisti e giornaliste mi hanno telefonato per sapere cosa avrei insegnato, perché non riuscivano neanche a immaginare, no, come potesse essere costruito un corso attorno, universitario attorno a questi temi. Quindi mi sono resa conto anche appunto della distanza della forbice, no? Tra che c'è tra una produzione storiografica che comunque sta ancora lottando per la legittimazione accademica, ma che ha prodotto tanto, e dall'altra, appunto, nel discorso pubblico. Quindi ancora non è legittimata, ma non è neanche immaginata, non c'è la percezione, no, della portata degli studi di genere, dell'importanza, della vastità di questioni che toccano, che intrecciano. E quindi in effetti ogni tanto pensavo appunto alla responsabilità che avevo nel produrre un libro così, perché da un lato volevo raggiungere un vasto pubblico per appunto anche tradurre tante cose, segnalare tante cose che esistono, e dall'altra però insomma come diceva anche Annalisa, dando la mia impostazione, toccando tante questioni anche che sono dibattute adesso all'interno anche della comunità, dello scontro politico. Quindi insomma con questo sguardo alla contemporaneità ho voluto anche toccare queste questioni un po' più roventi. Quindi insomma tante, tante necessità insieme che si sono intrecciate in questo libro. Senti, proprio questo elemento che hai prima evocato della anche varietà delle tradizioni storiografiche che tu hai compendiato in questo volume, no? Perché tu hai in qualche modo scelto forse di presentare in maniera organica per la prima volta al pubblico italiano, come dire, anche una sintesi di quanto finora è stato prodotto. E quando dico finora intendo negli ultimi 40 anni, cioè da quando esiste una storiografia internazionale che ha lavorato su questi temi e che appunto in gran parte è stata una storiografia in altre lingue, no? In altre, che ha fatto riferimento ad altre tradizioni nazionali e il lavoro appunto anche che è dentro il tuo volume è quello di aver restituito questa lunga narrazione, questa lunga stagione di ricerche anche al pubblico italiano. E questo però mi fa venire in mente un tema forte, che è il tema delle categorie che utilizziamo e che, diciamo, sulle quali siamo, mi sembra, costantemente sollecitate a riflettere. Penso al fatto che ora, diciamo, il 1 luglio ci sarà anche un workshop seminario a Napoli l'Orientale che riflette proprio su categorie e metodologie adottabili e da adottare o adottate in passato nello studio di questi temi. E pensando al tuo lavoro, tu hai deciso di usare come sottotitolo storia culturale, quindi facendo riferimento a una tradizione storiografica o comunque a uno sguardo, a una prospettiva. Hai scelto come titolo Queer, nel sottotitolo c'è comunità LGBT plus, insomma LGBTQ plus, adesso controllo, però ecco, farei un, diciamo, un ragionamento insieme intorno
proprio alle categorie che usiamo, perché poi aprono alla grande questione di quando noi guardiamo al passato, alla società del passato, anche a partire, come diciamo prima, da una domanda forte che proviene dal presente. Poi smetto di parlare, io ti lascio spazio, però appunto riflettendo insieme penso che adesso siamo in un momento storico in cui registriamo una forte crisi, no, di quella stagione anche identitaria che invece aveva attraversato, aveva in qualche modo anche mobilitato gli anni 70-80, gli anni 90. E quindi sicuramente queer, quindi sicuramente acronimi sempre più larghi, però guardiamo a società del passato che forse la contrapposizione tra categorie dicotomiche la avvertivano con molta più forza, forse. Per cui ti chiederei se ti va di ragionare un po' insieme su categorie e titoli e sottotitoli. Beh, sì, questa, la questione delle categorie della nominazione è stata centrale per tutto il libro e poi è stata anche un po' un tema anche un po' di contrasto con l'editore, perché appunto all'inizio io avevo proposto storia culturale della comunità LGBT come LGBTQ+, come possibile titolo. Però loro hanno detto no, questo è un sottotitolo, e poi in realtà non erano molto contenti della sigla, e invece poi sono stati loro anche dei termini appunto inglesi, così invece poi sono stati loro a proporre queer come titolo, perché in effetti è centrale, è una categoria che uso trasversalmente in tutto il libro. E mi sembra che funzioni perfettamente. Da un queer, chiaramente, come appunto accennava Laura, racchiude l'impostazione teorica del libro che si rifà appunto agli studi queer, quindi alla concettualizzazione appunto delle categorie di genere e sessualità come prodotti storici, come prodotti soggetti al mutamento, alla trasformazione. È un quadro teorico che tiene insieme lo sguardo anche il rapporto a altre soggettività, quindi anche percorsi intersezionali, eccetera. È una prospettiva, però l'ho usato anche un po' come termine jolly, come possibile termine per indicare delle soggettività che comunque si muovevano, scartavano dalle norme di genere e sessualità del loro contesto. Quindi è da un lato ha un duplice significato, si riferisce sia a delle persone, a delle persone di cui tratto nella mia storia, sia al tipo di lente che ho utilizzato per guardare a queste vicende, a queste biografie. Quindi, insomma, è stato da un certo punto di vista è stato utilizzare un termine del presente, della contemporaneità, per guardare al passato. D'altro canto, è stato un modo anche per emanciparsi da una certa visione tassonomizzante, categorizzante, che è insita appunto nell'utilizzo della sigla o di altre appunto descrizioni identitarie. E quindi in effetti mi sembrava più fedele utilizzare il termine queer, che lasciava comunque aperta uno spazio per le soggettività che non rientrano nelle nostre odierne categorizzazioni, piuttosto che cercare di incasellarle nel nostro lessico attuale. Però poi ho voluto mettere la sigla nel sottotitolo proprio perché, come dicevi tu, parto da un interrogativo che mi pongo nel presente, cioè come siamo arrivati, arrivato a parlare di comunità LGBT, come siamo arrivati
asterisco, a immaginarci come comunità globale, transnazionale, e quindi ho voluto anche che fosse presente la sigla, e poi anche per sottolineare in realtà appunto che ci sono dei percorsi anche differenti tra le varie soggettività che rientrano in questo qui, che co condividono questa queerness. Sì, diciamo che in tutto il libro poi ho utilizzato spesso i termini del tempo, le definizioni del tempo, sempre mettendole tra virgolette, e ho cercato sempre, insomma, di sottolineare la distanza con il passato, anche quello recente, no? Quando parlo degli anni 70 utilizzo gay perché è un termine che comincia a essere utilizzato in un certo modo, poi lo abbandono, sempre questo esercizio, insomma, di storicizzazione. Che tra l'altro devo dire che anche restituire il vocabolario delle società del passato, che è una cosa che appunto tu fai nel tuo lavoro, mi sembra un'operazione anche appunto storiografica molto interessante, perché è Sì. proprio ricostruire il lessico, ricostruire anche la storia che c'è dentro Assolutamente, questi nomi. assolutamente. Ogni termine, anche dello slang gergale, appunto scoperchia tutto un mondo di riferimenti culturali, di modelli relazionali, è estremamente interessante. Anche per questo ho voluto utilizzare molto le citazioni, le testimonianze, proprio per di nuovo trasmettere questa distanza, questa peculiarità che ogni contesto storico, presenta, ogni contesto, che ho analizzato. E, per non appiattire, insomma, appunto, in questo sguardo di lungo, periodo, troppo. Quindi, sì, al centro di tutto c'è ovviamente un approccio anti-identitario che però appunto non si traduce in quello che spesso dicono i detrattori del queer, cioè in un indistinto in cui siamo tutti diversi a nostro modo, ma al contrario è quello spazio che si apre per guardare, osservare i processi di soggettivazione, come funzionano, da quali rapporti di potere sono determinati, da quali, in quali cornici culturali si estrinsecano, insomma, quindi è proprio in un certo senso il contrario. Insomma, sono contenta se ci sono riuscita Senti, almeno in parte. questo termine appunto comunità rimanda anche molto al fatto che questa è una storia collettiva, no? Cioè nel tuo lavoro, ma penso in generale, non necessariamente, però nella gran parte degli studi che hanno lavorato su la storia delle sessualità non conformi, comportamenti sessuali o di genere non conformi, diciamo, un elemento che si intercetta in maniera abbastanza facile è la dimensione collettiva di gruppo, anche le reti, i networks, chiamiamoli come ci pare, che appunto si costruiscono intorno a queste biografie, in qualche modo anche le rendono possibili. Mi sembra che poi il tuo lavoro, da una parte, metta al centro anche questa dimensione delle pratiche sociali, della storia sociale di questa comunità, di questo costruirsi come comunità. Penso alla grande attenzione per i luoghi di ritrovo, per anche i luoghi di espressione e manifestazione di elaborazione culturale, di socialità o di elaborazione e conflittualità politica, e dall'altra parte è un libro che guarda davvero alla dimensione delle norme, delle politiche, delle rappresentazioni con cui l'altra società, il resto della società ha guardato a questa pluralità di soggetti, no?
E quindi questo elemento di storia collettiva, cioè di storia di un affresco che è una fotografia di gruppo, mi sembra un altro elemento che fuoriesce molto bene al tuo lavoro, cioè il fatto che poi questa dimensione di rete sia in questi 2 secoli e mezzo di storia che tu racconti un elemento fortissimo, no? Sì, è quello che poi ho voluto anche omaggiare un po' con la copertina, no? Proprio quest'idea appunto di una rete attraverso la quale ci si costruisce appunto come soggettività anche individualmente e collettivamente, come si elaborano le strategie di resistenza, codici culturali, codici anche estetici, no? Come mostra la copertina. E sì, è stato il filo rosso che è emerso in realtà anche un po' da solo, nel senso che nella prima parte, appunto, io descrivo proprio l'emergere di una sottocultura queer, nel senso che caratterizza quelle persone che in qualche modo, appunto, scartano dalle norme di genere e sessualità. Poi c'è una seconda parte in cui in realtà, appunto, la visibilità e anche la possibilità di vivere lo spazio pubblico, anche se comunque confinato solo in certe zone dei grandi centri urbani, comunque diminuiscono. E però comunque questa dimensione comunitaria emerge attraverso le prime esperienze di associazionismo, dalle testimonianze, quindi comunque anche dove non l'attendevo comunque emergeva. E poi chiaramente la terza parte con il nuovo attivismo, quello che parte da Stonewall, eccetera, il tema della comunità appunto è ancora più centrale. Da un lato appunto questa comunità che comincia a immaginarsi come soggetto politico collettivo e dall'altra però questa pluralità di soggettività che rivendica anche anche obiettivi molto diversi. Quindi, e poi mi piaceva tantissimo lo sguardo sulla comunità intesa proprio come sguardo. Spesso una certa tradizione storiografica, anche per mancanza di fonti che ha analizzato appunto personaggi della comunità LGBT, appunto ha avuto questo carattere un po' biografico, un po' concentrandosi sulle personalità più famose, su quelle persone che avevano scritto di più, chiaramente proprio per la mancanza di fonti. E invece volevo dare proprio quest'idea di coralità proprio per sottolineare l'impatto anche culturale della popolazione queer più in generale, che va al di là, no, dei singoli prodotti editoriali. Io descrivo appunto come circolassero comunque le cose che venivano scritte, prodotte, discorsi politici, rivendicazioni, eccetera, però volevo far avvertire anche appunto la presenza fisica nelle città, dei luoghi di ritrovo, appunto le rappresentazioni che venivano veicolate, e quindi appunto sottolineare proprio questa dialettica tra una cultura stigmatizzante dominante e invece una sottocultura che comunque riesce a esprimere delle cose. Senti, rispetto a questa dimensione così, a questo affresco largo che tu costruisci, diciamo, un altro elemento che a me è piaciuto molto del tuo lavoro è il fatto che hai anche messo a tema la questione delle linee di frattura interne a questa comunità, cioè tu non restituisci un quadro forzatamente. Diciamo coerente, forzatamente coeso, no? Di queste tante storie che compongono la storia della comunità LGBTQ e proprio queste linee di frattura che,
posso essere, come dire, di classe, generazionale, ma anche appunto prende in considerazione la dimensione della razza, di quanto poi questo elemento, tanto nelle colonie, ma quanto nelle realtà urbane, americane, diciamo, si costruisca anche come una relazione di potere, no? Cioè collabori a costruire delle relazioni di potere. Ecco, questa tua capacità poi o comunque questa tua sensibilità a mettere al centro anche le linee di frattura, le linee di conflittualità interna mi sembra molto interessante. Se ti va, ti chiederei se ce ne racconti, diciamo, in questo, no, percorso, così restituiamo anche come dire, qualche focus proprio del tuo racconto. Sì, questo è stato un aspetto appunto, come dicevo all'inizio, l'idea di, come diceva Laura all'inizio, anche di attendere, no, certe aspettative rispetto a una storia, militante che comunque punta appunto sulla costruzione identitaria forte. In realtà, il mio approccio appunto, queer è estremamente decostruzionista e quindi appunto guarda anche alle intersezioni e spesso attraverso le intersezioni emergono le fratture. Per quanto riguarda la prima parte, sì, assolutamente, cioè, forse cronologicamente più vicina agli studi che avevo fatto parecchi anni fa per il dottorato e quindi l'attenzione alla medicina, al discorso patologizzante sulle sessualità non eterosessuali e beh, mi sembrava importante sottolineare come tutti i discorsi relativi alla sessualità, al genere, intersecassero comunque la dimensione della razza e tutti i discorsi relativi alla razzisti, razzializzanti, intersecassero sempre la sessualità e il genere. Questa era una cosa che avevo notato già allora e è veramente centrale. La cosa che è sorprendente è come questa eredità sia così presente anche oggi, appunto nel caso della popolazione afroamericana, soprattutto il black feminism ci ha insegnato, no? Quanto questo intreccio sia ancora presente e costituisca ancora un nodo per l'affermazione di una soggettività queer e nera. Poi ci sono i temi della classe, anche emergevano costantemente dalle testimonianze, appunto in tutti i contesti che avevo analizzato era un'altra costante. Soprattutto era determinante poi nell'elaborazione delle strategie politiche, cioè chi arrivava a parlare, a proporre delle strategie politiche, ovviamente esprimeva fino ad un certo punto chi arrivava appunto a esprimere delle rivendicazioni, lo faceva perché aveva gli strumenti culturali per farlo, quindi insomma, questa è una cosa che ha profondamente segnato tutta la storia dei movimenti LGBT. E poi la frattura di genere, questo femminismo che arriva davvero a segnare un turning point. Nel libro mi soffermo molto su Stonewall, cercando di sottolineare come da un lato non è quel momento di inizio che si è soliti, no, immaginare, ma è anche un culmine di un processo in un certo senso. Però è vero che cambia parecchie cose nel linguaggio, nell'immaginario dell'attivismo LGBT. D'altro canto, quello che veramente fa la differenza è il femminismo degli anni 70, la politicizzazione della sessualità da parte del femminismo e in realtà anche lì si individuano delle fratture, ma anche proprio delle
diversità di linguaggi, di immaginari che poi non si, non si appunto, restano lontani per decenni. Quindi, insomma, e quando scrivevo questo libro mi sono anche un po' posta il problema se fosse così, insomma, davvero ero autorizzata a focalizzarmi così tanto sulle fratture, sugli attriti, sui conflitti. Cioè, ovviamente da un punto di vista storico, era la cosa, più interessante, però, ho avuto anche questa sensazione, insomma, di appunto disattendere troppo le aspettative rispetto a una storia comunque in qualche modo eroica. E d'altro canto, insomma, poi la risposta Questo invece. mi sembra un vero segno, diciamo, dell'avanzamento dei tempi, perché quando ci Esatto. si può permettere, diciamo, di abbandonare le visioni, diciamo, epiche dell'epopea, mi sembra che quello è l'indizio che si possa veramente ricostruire la storia in maniera, da un punto di forza, no? In cui Certo, comunque. infatti è proprio quello. In realtà il valore aggiunto del libro rispetto ad altri testi è proprio questo. Infatti, non per niente, appunto, molte delle appunto, ispirazioni che riconosco poi nel libro, molti dei riferimenti teorici che cito nel libro fanno proprio riferimento al femminismo nero, e quindi appunto alla denuncia dei limiti di certi schemi interpretativi anche all'interno, no, del femminismo, della storiografia femminista. Quindi, insomma, sicuramente un valore aggiunto. E tra queste fratture, diciamo, mi sembra che ci sia un tema che attira molto le ansie, le preoccupazioni, che, sia in un verso che nell'altro, che è il tema della rispettabilità. Cioè, che è un tema, mi sembra, enorme nella storia dell'omosessualità o della comunità LGBTQ. A diversi livelli, perché da un'altra parte è, come dire, lo spauracchio che muove verso la stigmatizzazione, penso alle famiglie, no? Al modo in cui anche, come dire, tante storie di stigmatizzazione all'interno delle famiglie o delle comunità sono state costruite intorno a questo spauracchio della rispettabilità, che alcuni comportamenti sessuali, alcune soggettività avrebbero tradito o infrangerebbero. Dall'altra parte, all'interno stesso della comunità LGBTQ, è anche lungo forse la linea, no, della generazione, a un certo punto questo tema della rispettabilità è diventato molto forte, cioè c'è stato, no, un avvicendamento generazionale, per cui sicuramente delle generazioni più giovani, penso alla seconda metà del Novecento, si sono anche rivoltate contro i loro padri e le loro madri politiche, e come dire, alla loro genealogia, mettendo al centro proprio la violazione dello statuto della rispettabilità gay o della rispettabilità lesbica, no? E quindi questo tema della rispettabilità mi sembra enorme. E un'altra cesura intorno a cui mi sembra che lieviti di significati è quella dell'AIDS, dell'epidemia di AIDS, che pure tu nel libro, diciamo, metti al centro della narrazione. E questo, è un altro elemento che mi piaceva sottolineare di originalità del tuo lavoro, perché sappiamo come quella sia stata una grandissima cesura storica, su cui però esiste ancora pochissima riflessione storiografica, pochissima riflessione in generale, e quindi, diciamo, il fatto che tu abbia anche collezionato quello che è stato prodotto intorno agli anni dell'AIDS, di come ha cambiato, di come ha sollecitato anche il tema della rispettabilità gay, mi sembra enorme. Per cui questo.
Se ti va, no? Sì, sicuramente appunto come dicevo prima, la cesura degli anni 70, il femminismo che cambiando appunto proponendo una lettura politica della sessualità ha contribuito a questa possibilità di uscire dal quadro normativo della rispettabilità. Si tratta proprio di una rottura in effetti evidente, appunto, l'uscita pubblica, la prima uscita pubblica del Far francese, il fronte omosessuale rivoluzionario francese che appunto contesta nella stessa occasione gli ospiti di una trasmissione radiofonica, contesta nella stessa occasione un prete, mi sembra che era ospite, e Baudry, che era il rappresentante diciamo della corrente omofila, no? Quella che precedeva l'attivismo degli anni 70, quindi insomma proprio una rivolta contro i padri, ma anche le cose che ho, alcune delle citazioni che ho raccolto anche nel libro, che mostrano anche questa voglia di rompere anche con una tradizione di intellettuali omosessuali. Pasolini, Foster, che vengono condannati, e proprio rispetto a questo muoversi all'interno della cornice della rispettabilità. E in realtà, appunto, quando lo cito nel libro la prima volta c'è cioè, il riferimento a Mossi. Io ovviamente cito tantissime come si dice, opere fondamentali anche con una certa disinvoltura. Il riferimento a Mosse però mi sembrava centrale perché appunto tantissimi, proprio mostra proprio come la costruzione di normalità viene profondamente caratterizzata da un punto di vista di genere, quindi la rivendicazione di una normalità omosessuale, di una normalità queer, è una contraddizione in termini che appunto ancora adesso, no, non riusciamo a sanare. E anche questo era un tema che mi sembrava che tornasse prepotentemente anche nel presente. E l'AIDS anche in questo senso è periodizzante. Da un lato, appunto, è questo evento periodizzante innegabile, dall'altra, ci tengo anche lì a mostrare nel libro come arriva la pandemia, però non è una pandemia che porta con sé l'omotransfobia, l'omotransfobia che esiste già, che già a partire dagli anni 70 si registra una recrudescenza in realtà di un certo discorso omotransfobico, proprio perché le rivendicazioni si fanno sempre più vocali, eccetera, e quindi in realtà l'HIV si presenta come proprio la tempesta perfetta, l'arma perfetta in questo frangente. In effetti porta con sé tantissimi piani, oltre appunto un lutto collettivo che ancora deve essere appunto elaborato in qualche modo sia dalla comunità sia dalla storiografia. Porta con sé, riporta la comunità a fare conti con la medicalizzazione. Questo è un altro aspetto che ho cercato di affrontare anche nel libro, no? Proprio l'idea che c'è, cioè, questo affrancamento finalmente dalla medicalizzazione, no? Nel 72 la protesta di Sanremo contro il congresso di sessuologia, contro gli psicologi, contro gli psichiatri, e da lì a 10 anni si ripiomba a essere, no, il gruppo medicalizzato da tenere sotto controllo medico. E poi ancora un attivismo che si trasforma anche lì, ovviamente le urgenze sono tali per fare fronte a quest'ondata di lutto che non, le energie sono consumate anche proprio
dal supporto, dall'assistenza, però d'altro canto ho voluto anche mettere in relazione come si fanno drammatiche e urgenti anche le richieste delle tutele legali, dei riconoscimenti appunto delle relazioni, della vita di coppia, proprio davanti al lutto, le persone che muoiono e non possono lasciare l'appartamento al loro compagno, non possono, le persone non possono partecipare al funerale del loro partner e così via. Quindi è un momento in effetti in cui prendono avvio tantissimi processi. Ho cercato di toccarli tutti perché appunto la mia scelta è stata quella di aprire il più possibile le finestre su questi vari percorsi di ricerca, alcuni percorsi, alcuni completamente da percorrere, soprattutto per quanto riguarda appunto il contesto italiano. Ecco, allora ti chiedo un'ultima cosa, poi ho visto che Annalisa ha scritto pagine e pagine di appunti, quindi forse vuole anche lei intervenire. Però, diciamo, per adesso ti chiedo un'ultima cosa, proprio attaccandomi alla questione Italia, perché il tuo è un volume che si, diciamo, allunga su tutto un arco cronologico lungo e contemporaneamente prende in considerazione un'area geografica molto, molto ampia, e però quindi è un libro che fa dialogare, no? Tante storiografie, questo l'abbiamo detto, guarda tanti contesti, e ti chiederei in questo quadro d'insieme, anche no? Molto largo che tu hai costruito, cosa ti sembra, no? Che si possa dire cioè come si posiziona la storia italiana, no? L'Italia sì, è un po' periferica all'interno di questa ricostruzione, però non è assolutamente. Da un punto di vista numerico, di pagine, perché molto accade negli Stati Uniti, molto viene scritto in altre lingue, sia da un punto di vista di elaborazione sulla sessualità, sia da un punto di vista della storiografia, di quello anche che viene prodotto dalla comunità LGBT, appunto il francese, l'inglese. Per quanto riguarda la storia della sessualità, la Germania, prima del nazismo. Quindi, insomma, l'Italia da un punto di vista del posto occupato è un po' periferica, d'altro canto è estremamente interessante. Infatti, spero di poterci tornare, con altre ricerche. C'è un focus sull'Italia come il posto particolare occupato dall'Italia nell'immaginario omosessuale maschile tardo-ottocentesco, come appunto terra in qualche modo un po' primitiva, rimasta ancorata al suo passato classico, greco, romano, quindi insomma in qualche modo una popolazione maschile italiana immaginata come sessualmente disponibile, e di nuovo si intrecciano appunto razzializzazione, classe in maniera davvero interessante. E poi ancora il fascismo, quello è forse stato il periodo che è stato studiato in maniera più approfondita, come sappiamo, da Lorenzo Benedusi, che però appunto anche lì ci sarebbero ancora degli altri studi, no? Da fare, da approfondire. Poi anche il periodo degli anni 50 e degli scandali, so che Alessio Ponzio sta lavorando su questo, in particolare proprio sulla rappresentazione mediatica degli scandali, che però in realtà scoperchiano anche qui un network delle reti, anche informali, di conoscenze, di collaborazioni, di scambi, queer in qualche modo, di cui ancora non sappiamo nulla. E poi ci sono, appunto, c'è la storia
degli anni Ottanta, alcune testimonianze ce le abbiamo. Mi sembra estremamente interessante da tutti i punti di vista. Mi viene in mente appunto i racconti che ha fatto Porpora Marcasciano in Antologaia, L'aurora delle transcattive, la descrizione della, appunto, del network anche trans italiano che attraversa tutte le città che lei descrive: Napoli, Roma, Bologna. E ogni volta appunto che leggo i suoi libri penso davvero a quanto ci sarebbe da scrivere. E anche facendo il mio tour di presentazione nei vari diversi posti d'Italia, insomma, l'ho girata abbastanza in quest'anno e ogni volta. Ogni città ha il suo passato queer, la sua storia particolare, e quindi forse anche per questo ancora è stato scritto poco sull'Italia, perché è davvero una ricchezza di possibili percorsi di ricerca che spero verrà sfruttata presto. Grazie. Io Grazie a te, avrei, Laura. posso anche andare avanti, però appunto forse lasciamo spazio. Intanto capiamo se ci sono domande o curiosità, diciamo questioni su cui si vuole intervenire dall'altra Allora, parte, o anche Annalisa se non so, volevi. per il momento non ci sono domande. Io naturalmente avrei tantissime cose da chiedere, cercherò di limitarmi, poi magari Laura ti ripasso la parola per ulteriori domande che vuoi fare tu. Intanto alcune considerazioni. Anch'io mi associo, diciamo così, alla soddisfazione per l'importante risultato raggiunto da questo libro, non solo perché è stato appunto molto venduto, molto discusso, molto presentato, ma anche perché è stato felicemente collocato all'interno di Now di Storia, che mi sembra una cosa, come dire, molto importante e assolutamente da sottolineare. Peraltro, all'interno del Comitato Scientifico dell'Istituto Nazionale Parri, l'idea di presentare questo libro era nata in concomitanza l'idea di partecipare a un altro evento che mi sembra abbia avuto molto successo, di cui sicuramente Mai è stata una delle protagoniste, cioè dell'LGBT History Month, che per l'Italia era fissato ad aprile. Per una questione di carattere organizzativo non siamo riusciti a presentare il tuo libro ad aprile, ma ci collochiamo comunque felicemente a giugno, che sappiamo essere comunque il mese del Pride, e quindi ci fa comunque piacere, perché, come ho detto all'inizio, è sicuramente la presentazione di un libro, ma è anche, come dire, una rivendicazione militante che noi abbiamo il piacere, alla quale abbiamo sicuramente il piacere di partecipare. Alcune considerazioni. Intanto la questione dell'AIDS, che anche io avrei voluto sollevare, anche perché è proprio di questi ultimi giorni l'ennesima stigmatizzazione nei confronti della comunità LGBT, sempre legata a una malattia. Non so se avete avuto modo di recepirlo, ma comunque questo vaiolo delle scimmie che è venuto fuori recentemente ha riaperto tutta una serie di considerazioni legate alle cosiddette abitudini sessuali, no? E quindi poi è stata una polemica, per fortuna, fermata sul nascere, perché si è da subito, insomma, spiegato come si contrae la malattia, eccetera. Però anche qui era rivenuta fuori la comunità LGBT come bersaglio privilegiato della malattia, così come fu con l'AIDS, che non a caso veniva definita la malattia dei gay, no? E quindi, insomma, su questo ci sarebbe molto da riflettere, e condivido il vostro punto di vista rispetto al fatto che gli studi anche qui andrebbero decisamente approfonditi. Anch'io sono stata molto colpita da alcuni termini del titolo, intanto ovviamente da queer e dal fatto che c'è poi quella bellissima citazione che definisce queer come un'aspirazione, che ho trovato molto, molto, molto coinvolgente, molto bella. Ma su questo termine vorrei chiedere a Maya, in parte ha già risposto, Maya ha già spiegato qual è il punto di vista col quale lei assume il termine queer, ma vorrei
lei che magari approfondisse un po' la spiegazione sul perché non tutti si trovano d'accordo nell'utilizzare queer in questa forma, diciamo. Tanto per tornare anche un po' al discorso delle fratture, che anch'io ho condiviso quanto detto da Laura, cioè anche io ho trovato molto interessante questo approfondimento delle fratture all'interno della comunità. E l'altra parola è proprio quella comunità, nel senso, l'altra parola del titolo che ho trovato molto interessante è quella di comunità, che è stato già detto, che poggia l'attenzione sulla coralità, ma soprattutto è molto interessante, secondo me, vedere, proprio seguire come il progetto di determinate persone che prima non erano comunità, nel corso di questo racconto si siano ritrovate ad essere comunità, perché non è, cioè noi adesso la diamo un po' per scontata la comunità LGBT più, ma prima non lo era. Quindi il libro dimostra, secondo me, molto molto bene, in maniera molto efficace, come attorno ad una serie di persone si sia poi piano piano creato quello che è diventato a tutti gli effetti una comunità. L'ultima cosa, poi magari mi fermo, è il discorso di come poi le pratiche sociali si siano effettivamente esplicate, e anche qui ho trovato molto interessante, che so, il concetto del ballo come socialità, eccetera, eccetera, anche perché, scusatemi l'ignoranza, ma intorno al Pride, così come noi lo vediamo oggi, in realtà ci sono delle pratiche che sono proprio storicamente definite e determinate, di cui io non avevo la più pallida idea. In realtà è anche molto interessante vedere come alcune manifestazioni che noi abbiamo modo di vedere oggi in realtà abbiano tutto una loro, tra virgolette, tradizione, se così si può dire. Chiudo con quest'ultima considerazione, che è quella riguardante i diritti. Anche qui c'è una frattura, secondo me, molto significativa, che è tra chi sappiamo che ormai, diciamo così, gli interessi, diciamo, principali della richiesta di determinati diritti poggi, no, sul riconoscimento delle unioni civili, eccetera, eccetera. Però anche su questo non tutta la comunità è d'accordo, perché ci sono delle forme molto più radicali che, ad esempio, interpretano queste richieste come richieste al ribasso, come richieste non adeguate ad un sovvertimento più complessivo, più importante dei generi, ad esempio. Peraltro io stessa mi sono chiesta, come dire, da studiosa anche di storia delle donne, quanto questo potesse, rispetto, per esempio, ad altre lotte, le lotte delle donne, eccetera, potesse un po' riportare indietro l'orologio su alcune tematiche, perché anziché lottare come dire, per il riconoscimento di una famiglia, forse dovremmo lottare tutti per il superamento della famiglia. Non so se mi sono spiegata. Mi fermo qui, grazie. Assolutamente, sì, infatti, beh, in realtà appunto un po' tutte questa frattura attraversa un po' tutte queste questioni a cui accennavi tu, partendo dal matrimonio, assolutamente, no? C'è una studiosa che si chiama Lisa Dagan, che ha proprio ha coniato il concetto di omonormatività, per cui proprio indicando quel processo di, diciamo così, assimilazione progressiva di alcune soggettività della comunità LGBT, in particolare appunto omosessuali e lesbiche, alla cornice, diciamo, eteronormativa, e proprio attraverso il matrimonio, proprio attraverso la centralità che il matrimonio ha assunto all'interno delle rivendicazioni della comunità, che ovviamente non solo appunto, come si dice, rafforza un'istituzione che negli anni 70 appunto era così fortemente criticata, ma anche oscura altri temi, ad esempio le rivendicazioni della popolazione transgender, e poi insomma costruisce tutto l'attivismo attorno appunto alla coppia monogamica, eccetera, eccetera. D'altro canto, appunto, è vero che ci sono delle
delle suggestioni lanciate al diritto anche dalla teoria queer. L'anno scorso, proprio all'Università di Torino, c'è stato organizzato un seminario di diritto LGBTQ, di cui sono usciti recentemente gli atti, da Antonio Vercellone e Marco Pellissero, e proprio in realtà anche le rivendicazioni queer, il poliamore, nuove formule di vita relazionale, eccetera, stanno stimolando anche la riflessione attorno alla famiglia, anche le tutele legali. Quindi, insomma, direi che è un confronto comunque interessante. Poi, per quanto riguarda la comunità, sì, quando sono stata alla presentazione di Napoli c'era una attivista dell'arcigay locale che ha detto: ma in realtà, appunto, chi fa parte della comunità? Noi che lottiamo, che ci riconosciamo come parte della comunità, noi siamo la parte della comunità. Ci sono altre persone che ritengono la loro queerness non influente. Il fatto di essere queer, di avere una sessualità, un'identità di genere che esce dalle norme di genere, in realtà non la considerano politicamente rilevante. E anche in questo caso è interessante, in realtà anche quelle persone che non la considerano politicamente rilevante comunque sono lette in un certo modo, devono fare i conti con un certo sguardo. Per quanto riguarda ecco, per quanto riguarda queer, sì, di nuovo è una parola molto complessa. Nell'area di lingua anglofona, insomma, è una parola che porta con sé un portato anche molto violento. Queer è stato un insulto molto pesante. Quando la comunità ha cominciato a rivendicarlo e utilizzarlo per autonominarsi, molte persone hanno detto: perché devo utilizzare questo insulto? Mi ricorda di quando sono stato picchiato, quando sono stato aggredito, quando mi è stato urlato contro. E in italiano perde tutta questa pesantezza, sembra un termine innocuo, e infatti chi critica il queer immagina che appunto sia un termine che è più innocuo per il pubblico rispetto ad esempio a LGBT o a omosessualità, lesbismo e così via. E quindi questo è il primo problema. Il secondo è anche quello teorico, cioè appunto come dicevo prima, il queer per una decostruzione anche delle categorie dell'identità, delle categorizzazioni di genere e sessualità. Quindi è un impianto decostruttivo, è un impianto che immagina appunto la complessità dei percorsi di costruzione identitaria. Quindi è un orizzonte, quello che descrivo appunto nell'epilogo, in quella citazione che dicevi tu, anche difficile da immaginare, cioè proprio ripensare in generale la soggettività umana. A cosa pensiamo quando noi pensiamo umanità? C'è quella frase che cito, no, di Rosy Braidotti, che dice: classe, genere, orientamento sessuale non sono attributi dell'essere umano, sono proprio le chiavi attraverso le quali noi accediamo all'umanità. Quindi riflettere su tutti questi attributi ci fa proprio ripensare anche a cosa intendiamo per umanità, cioè come si incarna il soggetto attorno al quale noi immaginiamo dei diritti. E quindi vanno al cuore proprio di questioni fondamentali. E ovviamente questo quadro teorico, che io trovo ovviamente utilissimo per la ricerca storica, eccetera, per chi fa attivismo può sembrare a volte, no? Se io non so per quale soggetto devo rivendicare i diritti, se io non so se posso muovermi all'interno della cornice dei diritti, come posso organizzare un attivismo, no? Anche l'orizzonte intersezionale è molto bello, ma è difficile da praticare. Quindi, insomma,
C'è una contesa anche attorno a questo. E per quanto riguarda la storia delle pratiche, è vero, il drag, ora cominciano a uscire dei lavori anche sul drag, c'è un libro anche, è uscito l'anno scorso, su storia di un drag, storia di una sottocultura, che ha scritto questa dottoranda proprio in cultura drag, Eleonora Santa Maria, e in effetti vedere anche come queste pratiche, questa socializzazione si sia tramandata in un qualche modo anche in maniera inaspettata, malgrado tutta, no, la censura, la invisibilizzazione, eccetera, riemerga. Il drag in particolare ormai è diventato proprio mainstream, anche svuotato di molti dei suoi significati storici, originali, e però vedere come sopravvivano attraverso i contesti è veramente anche sorprendente. No, beh. Bene, Laura, ti ripasso la parola. Grazie. Forse se vogliamo rubare ancora qualche minuto possiamo, diciamo, riflettere insieme sulla questione delle periodizzazioni e delle cronologie, perché appunto leggendo il tuo lavoro mi sembra che appunto le scansioni anche che tu ricostruisci, cioè quelli che sono i momenti, prima hai parlato, no, di alcuni turning points o momenti come dire, di svolta che disegnano una società, una cultura profondamente differente dall'epoca precedente. Ecco, la domanda che ti faccio è questa, cioè in che misura questa storia, queste storie, perché poi appunto anche comunità è un plurale in realtà, è le comunità, Unità. ridisegna le cronologie, cioè valgono le stesse periodizzazioni della storia ufficiale o hai trovato, voglio dire, la necessità anche di complicare queste scansioni? Sì, sì, proprio. Sì, la storia di genere ce lo aveva già insegnato, la storia delle donne, no? Quanto in realtà le periodizzazioni siano rimesse in discussione, no? Poi dall'emergere di nuovi sguardi, di nuove soggettività. Per quanto riguarda le periodizzazioni, beh, allora queste tre parti in cui è diviso il libro vanno appunto dal tardo Settecento, e lì in effetti mi sono allineata con una periodizzazione che ho ritrovato in diversi lavori di storia di genere, e appunto sulla centralità assunta dalla riproduzione all'interno del pensiero medico, all'interno della costruzione dello Stato-nazione. Quindi mi sono allineata, insomma, con una tradizione storiografica che mi dava ragione, diciamo così. E anche lì, appunto, l'emergere di una certa concettualizzazione dell'omosessualità, dell'intersessualità, eccetera, combaciavano con quanto avevano già descritto alcuni studi di storia delle donne, di storia della sessualità, eccetera. E appunto, ho fatto finire la prima sezione con il periodo dei totalitarismi, in particolare del nazismo e della Seconda Guerra Mondiale. In realtà qui sottolineo più una certa continuità con tutto questo quadro relativo, un po' seguendo le suggestioni di Mossi, un po' di continuità tra questa visione, costruzione
del genere della sessualità all'interno del discorso dello Stato-Nazione, che poi insomma sfocia nella ossessione della genetica, della purezza razziale, della riproduzione nei regimi totalitari. Poi appunto lo spazio del closet è una citazione rispetto alla periodizzazione che ci offriva Chauncey in Gay New York nel 1994. Lui diceva: abbiamo una visibilità, guardando la sottocultura gay maschile di New York. Lui ci diceva, in realtà se guardiamo al Novecento, i primi decenni del Novecento fino alla metà degli anni 30 sono molto più liberi per la comunità LGBT, appunto la vita sociale, la sottocultura queer è molto più visibile, vivace culturalmente di quanto poi lo sarà nei 3 decenni successivi, cioè nel periodo prima di Stonewall. E è proprio in quel periodo, infatti, la comunità LGBT si caratterizza per la vita, la condizione delle persone LGBT, si caratterizza attorno a quell'immagine dell'armadio, che poi diventerà così, familiare, cioè il closet, appunto la condizione di invisibilità, di isolamento, di invisibilizzazione, di interiorizzazione anche di quanto viene scritto e detto sull'omosessualità. In realtà, appunto, quindi è un omaggio a questa periodizzazione. In realtà, Chauncey, stiamo aspettando il suo prossimo libro in cui dice che so che vuole rimettere in discussione questa periodizzazione, però anch'io nel libro in realtà dico che in questo closet, in questo armadio, in realtà si muovono tante cose, quindi infatti glielo avevo accennato quando ho avuto occasione di parlarci una volta. E poi ancora appunto gli anni Stonewall, da un certo punto di vista sì, però è appunto un evento periodizzante, perché sì, però ho cercato in tutti i modi di sottolineare appunto anche le continuità, anche tutto il resto di tutti gli altri elementi che avevano giocato a far sì che potesse avvenire Stonewall. Quindi insomma, ho cercato di rendere un po' più complessa la periodizzazione, soprattutto rispetto a quella retorica che vede proprio Stonewall come il punto di inizio della storia LGBT o del movimento LGBT. E poi ancora gli anni Ottanta, come dicevo prima, e appunto l'epidemia di HIV. Appunto, da un lato ovviamente evento periodizzante, dall'altro però diciamo, backlash, riorganizzarsi appunto il fronte dei conservatori attorno proprio ai temi dei diritti LGBT, del femminismo, del diritto all'aborto, eccetera, che precede questa epidemia e quindi prepara il terreno. Quindi ho tentato di nuovo di sempre un po' retrocedere e sottolineare le continuità per evitare appunto di far sì che certi eventi fossero visti come appunto Anche eccezionali, no? Cioè, sì, anche no, la loro infatti. eccezionalità, che un po' fa un paio con. Anche sulla medicalizzazione dell'omosessualità ho fatto un po' la stessa operazione. Appunto, è vero, Foucault ci dice l'omosessuale moderno a partire dalla metà dell'Ottocento, da quando appunto viene messa a punto l'inversione sessuale, e però di nuovo questa messa a punto teorica da parte della medicina la presento come un punto di arrivo di percorsi che già affondavano nel Settecento. Quindi, insomma, ho cercato di scrivere sempre all'insegna della continuità, di sottolineare le Dei continuità. processi, no? Cioè anche di Sì. ricostruire la processualità proprio di questi. Sì, e quindi insomma.
Anche la divisione in parti, in capitoli, quella insomma è un po' cambiata attraverso le varie stesure, però insomma alla fine sono riuscita a mettere tutto, anche il fatto di seguire un ordine cronologico. E in realtà all'inizio, quando ho cominciato a costruire il corso, avevo dei dubbi che fosse la strada principale, migliore, almeno in questa fase era necessaria. Bene, Bene, direi che abbiamo direi che ci spremuto siamo. Maya a No, 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 dovere. grazie, anzi, da molto. L'abbiamo spremuta, Mi diciamo. ha fatto piacere. Ha Grazie fatto molto piacere anche a me, vi ringrazio davvero tanto, grazie Laura a voi. Schettini, grazie Maya De Leo e naturalmente ringrazio l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, la Commissione Scientifica è già al lavoro per organizzare il nuovo ciclo di presentazioni dei Giovedì del Parri, quindi vi diamo appuntamento a prestissimo, grazie a tutti quanti, buona Grazie serata. a voi. Grazie, grazie a tutte e a tutti.